Amici di Moto.it, ciao a tutti, ecco una novità molto importante 2024 della Moto Morini, la Calibro 650. Siamo qui con Alberto Monni, responsabile di Moto Morini. Ciao Alberto. Ciao, ciao Andrea. Senti, questa novità arriva un po' in attesa, siamo a una serata mondana milanese e a te, visto che sei il padrone di casa, presentarci la nuova Calibro. Tra l'altro, dico solo una cosa, il nome Calibro ha un'assonanza molto divertente con il nome Excalibur, che è una moto morì degli anni 90, anni 80, con cui sono cresciuto. Esatto, l'abbiamo italianizzato un po'. In attesa, perché non mi ha ascoltato nelle interviste precedenti, perché in realtà l'avevo svelato in parte, che ci sarebbe stato a Custom. Forse l'hai svelato proprio a Luciano Lombardi su Moto.it. Esatto, e tu eri di fronte, ma forse dormivo. Forse l'ho distratto. Dimmi tutto della nuova Calibro, Alberto. Moto Morini vuole rientrare nel segmento Custom, un segmento nel quale Moto Morini era stato già presente negli anni 80, appunto con l'Excalibur. Lo facciamo con un modello dalle linee molto personali, ovviamente assolutamente disegnato in Italia, quindi nel nostro centro stile di Trivolzio. Un design personale con una coda molto muscolosa, in questa versione la versione monoposto. Ovviamente ci saranno anche la versione col sellino e con gli accessori per renderla una moto da viaggio, anche perché il serbatoio è da 16 litri, quindi consente agevolmente di fare lunghe percorrenze. E 16 sono anche tanti per una moto custom, no? Sì, diciamo che non è usuale, ma è stata una scelta voluta a livello estetico e tecnico per rendere la moto molto più fruibile. Vediamo intanto le caratteristiche della moto, che si presenta molto compatta. Ricordiamo anche che la cilindrata è 6,5. Quindi utilizziamo la stessa piattaforma attualmente presente su 6,5. Siamo in fase finale di omologazione, quindi i dati di potenza effettiva saranno svelati a breve. Adesso sta inquadrando probabilmente le pedane, che come vedi hanno un doppio attacco, quindi sarà possibile regolare la posizione di guida in una versione più comfort, una versione più dinamica, quindi con l'attacco esatto sulla parte bassa della culla. Quindi il motore ci aspettiamo circa 60 cavalli, ragazzi, per darvi un'idea. E cosa molto importante però da dire subito, sarà presente anche la versione depotenziata per la patente A2. Assolutamente sì, come tutta la gamma Morini attualmente presente. Intanto vediamo ancora le caratteristiche, con il serbatoio da 16 litri e anche la strumentazione molto moderna. Esatto, come puoi vedere dai dettagli, sia la strumentazione che i blocchetti elettrici, che le pedane, la leva cambio sono stati tutti ridisegnati da zero, quindi non abbiamo utilizzato carryover da altre piattaforme attualmente in gamma. E questo appunto per far sì che possa essere evidente, insomma, la cura nel dettaglio che vogliamo riportare su tutti i veicoli. Qui vedo una sella posteriore coperta, ma però ci sono le pedane del passeggero, quindi la moto sarà di posto. La moto sarà assolutamente di posto. Quello che vedi non è un sellino coperto, ma è proprio un guscio che va a sostituire in toto la sella passeggero. Quindi nella versione di posto si toglie il guscio e viene applicata una sella per renderla di posto. Adesso Alberto, io aggiungo delle cose, diciamo dal punto di vista tecnico sulla moto. Vediamo il telaio in acciaio, tubolare in acciaio. Un dettaglio molto americano, la chiave d'accensione laterale. Esatto, sì, un po' tipico per questo tipo. Per questo segmento di veicolo abbiamo voluto insomma replicarlo per dare un po' quel tocco di American style che tanto piace ai customisti. Poi vediamo un grosso disco flottante, sarà da almeno 300 mm, e particolare, se non sbaglio, anche il diametro delle ruote. Che cerchi avete scelto per la Calibro? Esatto, questo è un cerchio dedicato ovviamente per il veicolo. Abbiamo un anteriore un 18 e un posteriore un 16, con una spalla molto importante perché potrà utilizzare sia 65 che 70, quindi per rendere proprio la sensazione di comfort che deve avere questo tipo di veicolo. Poi vediamo lo scarico basso, che non va a scottare i piedi del passeggero. E molto importante, tu parlavi di gomme, no? Due altezze, ma soprattutto la larghezza 180, che esatto, su una moto custom esatto. È veramente questo importante. È molto caratterizzante, come dicevo prima, la moto volutamente voleva essere muscolosa nello stile, quindi non poteva prescindere dall'avere uno pneumatico posteriore di grande stazza. Disponibilità di questa moto, Alberto Monni di Moto Morini. Primo semestre 2024, prezzi e colorazioni saranno svelati a breve. Ve la faccio vedere ancora, ragazzi, perché è una delle prime novità che poi vedremo a ECMA, perché ovviamente la porterete a ECMA, no Alberto?
Scusa? La porterete a Eichmann, la vedremo. Assolutamente sì, sarà in una doppia versione, te lo anticipo. Doppia versione? Doppia versione, accessoriata, vi posto ovviamente. Ok, senti, già che sei qua, vogliamo ricordare quello che hai detto anche al mio collega Luciano Lombardi su Moto.it? Qualche primizia di Eichmann, invoglia adesso i lettori di Moto.it a venire a trovarti, tanto verranno comunque perché l'Escape è una best seller in Italia, però qualche anteprima, se puoi dirselo adesso, da Milano. Assolutamente sì, ovviamente abbiamo anticipato l'unveiling, diciamo, del custom, della Calibro, perché ad Eichmann ci saranno altre importanti novità, con piattaforme e motore totalmente nuove, abbiamo già indicato che ci sarà il 1200 in versione Euro 5, una nuova piattaforma motore 750 sulla quale declineremo una serie di veicoli. Grazie Alberto, grazie mille. Grazie. Ragazzi, da questa anteprima di Milano, che poi vedremo all'Eichmann, è tutto. Mi raccomando, commentate qua sotto, aspettiamo le vostre domande sul canale YouTube di Moto.it.